Allora, ragazzi, le cose sono due. O gliel'hanno data buona, gliel'hanno dato buona Cellino questa settimana, sapete che cosa? Il temporale è un'opzione. Ma l'abbiamo riscattato! L'abbiamo riscattato! L'abbiamo riscattato! Non è vero, ma chi ci credeva che tirava fuori 3 milioni? Chi ci credeva? Gennarone, portaci in Serie A! Gennarone, ti prego! Portaci in Serie A e ora non fermiamoci qui. Questo è un grande passo. Il rinnovo di Marane, il riscatto di Gennaro Borrelli e anche di Avella. Quindi contentissimo sia per Avella perché ha dimostrato di poterci stare nella griglia dei portieri, visto che ha disputato un'ottima stagione. Comunque, le poche partite che ha fatto si è sempre fatto trovare pronto. Ma noi riscattiamo un giocatore che non si trova con quelle caratteristiche come Gennaro Borrelli, ragazzi. Tecnicamente, fisicamente. Praticamente non trovo giocatori tranne Scamacca, diciamo che è quello più vicino a Gennaro Borrelli come caratteristiche di giocatore. Ma veramente una goduria immensa, una goduria immensa. E quando bisogna dirlo, ragazzi, bisogna dirlo, bisogna fargli i complimenti a Cellino. Cioè, punto, quando c'è da criticare si critica, quando c'è da fare i complimenti c'è da fare i complimenti. Perché lui, qualche settimana fa, è andato a rinnovare Rolando Marano, proponendo anche un ottimo stipendio, dandogli fiducia, e poi oggi, al primo giorno disponibile, riscatta Gennaro Borrelli per una cifra simbolica di 3,2 milioni di euro, quindi non spicci. Qua c'è l'intenzione comunque di fare qualcosa di importante se vai a riscattare Borrelli, quindi applausi per Massimo Cellino. Purtroppo, ragazzi, quando c'è da fare i complimenti a una persona, io sono il primo a farli. Quando c'è da criticare e contestare, bisogna invece contestare. Oggi siamo felici. Questo vuol dire che c'è una programmazione. Me lo auguro, spero comunque si sta andando avanti, il calciomercato non finisce qui, questo è un primo grande passo che delinea comunque l'attacco, perché essendo che hai tenuto Borrelli, l'attacco è Borrelli-Mancini, adesso magari ne prenderemo un Pedro Mendes, una roba del genere comunque, un attaccante che affianchi, però questo vuol dire che c'è l'intenzione di fare un grande campionato, anche se io ragazzi l'ho detto subito, quando ha rinnovato Rolando Marano sicuramente ha avuto delle garanzie tecniche. Perché non rinnova così, ma comunque vuole essere protagonista, vuole avere un progetto dietro. E speriamo, ora vediamo come le dà l'infortunio, anche se da quello che so Borrelli è completamente guarito, c'è la riabilitazione, ancora un po' la sta facendo, poi comunque si sta allenando tutti i giorni, quindi bene, bene, ma anche il riscatto di Dijkma, che comunque penso che arriverà anche quello domani, dopodomani, perché Dijkma verrà riscattato al 100% dalle mie fonti, dovrebbe arrivare anche Corrado. Ci stiamo muovendo bene, l'importante è fare il nostro campionato. Io sono felicissimo perché con Maran penso che potremo fare grandi, grandi cose. Inizio un nuovo ciclo, speriamo bene, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Gnali, l'anno prossimo è il nostro anno, ricordatelo, l'anno prossimo si va a giocarsi i primi posti. Dai, gnali.